Marco, quali sono le sensazioni a un anno esatto, dal trionfo scudetto, che è stato anche il tassello più bello di uno storico triplete per la Top Spin? Le sensazioni sono ancora forti e belle. E ovviamente si pensa dove eravamo un anno fa, anche se adesso purtroppo insomma, la situazione non è delle migliori. E è bello avere questi ricordi vivi. Poi spesso insomma, nelle chat con Giorgio e gli altri compagni di squadra parliamo e ricordiamo quei momenti. Quindi siamo contenti di ciò che abbiamo fatto. Ogni tanto ce lo ricordiamo ancora. Forse incredulo di quello che abbiamo fatto, ma sono bei ricordi che cerchiamo di tenerci stretto e portarci sempre vicini. Avevi già vinto dei titoli con il Castel Goffredo, ma che sapore ha avuto questo scudetto con la Top Spin? Sì, è vero, con Castel Goffredo avevamo già vinto dei titoli e abbiamo fatto anche diverse finali. Ha un sapore diverso perché era tutta una novità, nel senso che era la prima volta dopo, insomma, avevamo vinto 20 anni fa, mi sembra, in città un titolo, e però per questa società era la prima finale, il primo playoff, e riuscire a vincerlo subito era, insomma, è stato quel qualcosa in più che ha reso tutto più bello. E a inizio anno, ancora mi ricordo quando avevo appena firmato per la società, avevo promesso a Giorgio che avremmo vinto la prima partita in casa perché fino a quel momento non avevano ancora vinte, ma sicuramente in quel momento non mi aspettavo che poi avremmo concluso vincendo anche l'ultima e portando il titolo in città. Dalla semifinale contro Carrara, in cui riusciste a ribaltare i pronostici, alla doppia finale con Berzuolo che ha segnato il titolo. Come hai vissuto dentro di te quella marcia di avvicinamento allo scudetto? Penso che abbiamo affrontato tutti nel giusto modo insomma, quel mese di playoff. Abbiamo, secondo me, il risultato poi ci dà ragione, fatto una buona scelta nella preparazione, nel senso che prima della semifinale, della finale, sia nell'andata che nel ritorno, ci siamo trovati tutta la squadra insieme per allenarci nella settimana precedente, tutti insieme. E penso che ci abbia aiutato a unirci ancora di più, a poter parlare quotidianamente della partita, di come insomma, pensavamo di affrontarla, della tattica, della strategia da utilizzare. E sono convinto che è stato insieme a tante altre cose, quei dettagli che ci hanno poi fatto vincere, hanno permesso di raggiungere un risultato che sicuramente era anche al di sopra delle nostre possibilità. La palestra di Villa Dante era stata già stracolma in occasione della semifinale con Carrara. Già nelle fasi di riscaldamento della finale con Verzuolo si riempiva sempre di più di gente. Cosa pensavi in quei momenti? Guarda, come ho detto prima, affrontavamo una partita alla volta, quindi di settimana in settimana, stando sempre tutti insieme ed essendo molto concentrati. Sapevamo che la finale di ritorno in casa con Bertolo per noi era fondamentale vincerla perché, insomma, fare poi una terza finale, quindi la bella, avrebbe reso tutto ancora più complicato. Quindi eravamo veramente molto concentrati su quella partita. E penso che anche questo sia stato un valore aggiunto, che ci ha dato qualcosa in più, nel senso che vedevamo tante persone vicine e c'era molto fermento in palestra, ma eravamo veramente concentrate, quindi non ci siamo fatti distrarre da tutta quella situazione che in realtà era veramente molto coinvolgente. Finale con Verzuolo ad alta tensione, per te una sconfitta con Smudenko, poi il tuo sigillo contro Baciocchi. Che ricordi hai legati a quelle due partite che hai giocato? Per quelle partite ricordo che ci siamo trovati insomma, nei giorni a parlare di come avremmo predisposto la squadra nell'incontro e ricordo che poi avevamo deciso tutti insieme di far cominciare me contro Smudenko, anche se io in realtà mi sentivo sfavorito contro di lui perché è un giocatore con cui mi trovo molto male. Però ero allo stesso tempo convinto che fosse la scelta giusta perché per come si sarebbero poi e per come sarebbero sviluppati gli incontri dopo, per noi era favorevole e quindi sono convinto che anche il ero convinto che sacrificare anche un mio punto in quella prima partita avrebbe comunque aiutato la squadra, quindi sono contento comunque di questa decisione.
Penso che questo sia stato un altro delle cose importanti, delle scelte giuste che abbiamo fatto, nel senso che avevamo capito che non era più importante la vittoria del singolo giocatore, ma si ragionava solo in ottica di risultato finale della squadra. E quindi non mi è assolutamente pesato anche trovarmi in una situazione scomoda con questo giocatore per far sì che invece la squadra potesse poi raggiungere l'obiettivo. Piccolin dà il via alla festa con il suo punto decisivo. Qual è il primo pensiero? I pensieri erano tantissimi, nel senso, anzi, forse non ce ne sono stati di solo uno non c'era. Appena fatto l'ultimo punto, abbiamo iniziato a correre uno dietro l'altro e l'unica cosa che volevamo fare era urlare di felicità, insomma, e abbracciarsi e stare vicini e festeggiare tutti insieme. L'apoteosi raggiunta grazie a quattro ragazzi italiani, non una cosa abituale. Raccontaci anche fuori dal campo, chi era il più scatenato del gruppo e chi invece il più tranquillo o riflessivo? Sì, l'essere quattro ragazzi italiani penso che sia un altro dei valori aggiunti a questo grande risultato, nel senso che penso fossimo l'unica squadra ad avere tutti i giocatori italiani e quindi è stato bello, molto bello perché non abbiamo usato altri giocatori ma abbiamo fatto, tra virgolette, insomma, tutto noi. E pensando al più pazzo, vabbè, ormai penso sia noto a tutti che è Antonino. Mentre a me mi definivano il più vecchio della squadra, infatti hanno passato tutta la stagione a cercare di ringiovanirmi, facendomi scherzi, obbligandomi a uscire tutte le sere che si poteva uscire. Però sono davvero contento di quello che abbiamo fatto perché al di là dell'aspetto, insomma, sportivo, eravamo veramente buoni amici e passavamo molto volentieri il tempo insieme. Quattro titoli in 2 anni alla Top Spin, questo campionato purtroppo non è arrivato a completarsi. Hai rinnovato però per altri 2 anni, quali sono i tuoi sogni per il futuro? Ma i sogni sono quelli di riuscire a portare altrettanti titoli nella società. Penso che se lo meriti la società perché sta facendo tutte le scelte giuste, sta facendo i giusti investimenti, si sta spingendo per cercare di crescere sempre di più, quindi merita un ritorno e l'unico mezzo che abbiamo noi per ripagarlo sia della fiducia nel confermarci, nel tenerci come giocatori, sia quello di portare il maggior numero di trofei in bacheca. Appunto, come hai detto, mi fermerò per altri 2 anni in società. Questa conferma di quanto ci troviamo bene io, ma anche Jordi resterà per 2 anni. Quindi siamo contenti, siamo convinti del progetto che sta portando avanti la società e quindi resteremo. Quartetto già composto per la prossima stagione, speriamo si riparta presto dopo quanto accaduto. Insieme a te, Jordi Piccolin e Joao Monteiro, che siete tre riconfermati, ci sarà il nuovo acquisto Andrea Landrie. Hanno salutato invece il gruppo Antonino Amato e Sadi Ismailov. Sì, partendo dai 2 ragazzi, insomma, che ci lasceranno. Con Antonino ci conosciamo veramente da tanti anni tra tornei fatti in Italia e tornei disputati con la nazionale, quindi il dispiacere è forte. E sono convinto però che le scelte della società e anche le scelte di Antonino siano quelle corrette, quindi è vero che ha bisogno di giocare in una squadra in cui è il protagonista e sono sicuro, anche se non sono io che fa le scelte dei giocatori, ma insomma con Giorgio ci sentiamo quasi quotidianamente, che non sia assolutamente un addio quello dato a Antonino, ma sperano, credo tutti, che nel più breve tempo possibile possa magari tornare e portare altrettanti risultati come tutto quello che ha fatto già per la società. Quindi penso che lo stiano semplicemente aiutando a crescere e lo aspetteranno per ricominciare a stare insieme. Per quanto riguarda Sadi ci conoscevamo meno, nel senso che lui è di origine russa, quindi non abbiamo mai fatto gare giovanili insieme, ma è sicuramente un ottimo giocatore, un ragazzo con cui ci si trova veramente bene, è sicuramente un uomo squadra, quindi lo consiglierei a qualsiasi altra società o qualsiasi altro amico che stia cercando un giocatore per la sua squadra, quindi posso solo augurargli
il meglio anche in questa nuova esperienza che vuol fare, penso, in Francia, e sono sicuro che raccoglierà ottimi risultati anche lì, perché è veramente un grandissimo professionista. Per quanto riguarda la nuova squadra, sono contento di restare insieme a Jordi e a Joao, perché con Joao ci conoscevamo già da anni, ma insomma ci siamo ritrovati adesso un po' più cresciuti e ci troviamo ancora bene come ci trovavamo quando eravamo insieme a Castelgofredo, quindi sono contento di essere tornato in squadra con lui. Sono contento di restare con Jordi, con cui ormai ho già fatto 2 stagioni e probabilmente ne farò altre 2. E per Andrea invece è un ragazzo che conosco poco, perché non abbiamo mai fatto le stesse categorie, essendo di anni diversi, però so che è un ragazzo, insomma, molto simpatico, molto alla mano. So per certo che è un grandissimo professionista, e quindi sicuramente ci aiuterà nel nostro obiettivo di cercare di portare altri titoli in società. Marco, in ultimo ti chiedo cosa ti ha trasmesso la Top Spin? Penso che la cosa più importante che mi ha trasmesso sia l'avermi fatto sentire a casa fin da subito. La mia carriera, vabbè, penso, insomma, che si sappia, ho cominciato a giocare da piccolo in Asola, che è una piccola cittadina vicino a casa mia, in cui ho giocato per 9 anni, mi sembra. E è una palestra in cui torno sempre volentieri, nel senso che ogni volta che ho del tempo libero e posso passare, mi fa sentire bene ripassare da dove sono cresciuto e salutare ancora la società. La stessa sensazione ce l'ho a Castelgofredo, dove ho fatto altri 9 anni, in cui abbiamo giocato tantissime partite di campionato, in cui ho vinto un campionato italiano di singolo, quindi, e tuttora mi alleno ogni giorno, quindi passo praticamente la mia vita dentro a quella palestra. Ma ogni volta che entro è bella la sensazione che provo, sia per insomma, sia per gli allenatori che mi hanno seguito in questi anni, che per tutta la dirigenza della società. Sono posti in cui mi sento a casa, mi sento sicuro. E a Messina, nonostante sia lì solo da 2 stagioni, adesso cominceremo la terza a breve, in poco tempo mi ha dato le stesse sensazioni, quindi l'aver vinto anche questo titolo, insomma il titolo, lo scudetto e anche la Supercoppa, ma anche senza guardare questi risultati, le persone che ho conosciuto da Giorgio agli allenatori, a tutta la gente della società. E è bello entrare in palestra, perché mi fanno sempre sentire ben voluto e quindi mi fanno sentire anche loro a casa, perciò sono bellissime le sensazioni che provo in queste 3 palestre, e spero di poter continuare insomma, a provarle.